Buongiorno. Buongiorno, senti. Oh, va bene, arriva sempre quando c'è il caffè. Perfetto. Adesso me lo segno sul... Ma dai, lo prendo anch'io, dai. Ecco qua, proviamo. Telaio, come bello. Adesso qui dopo si può, qui non so, sì, se, magari si può, sì, chiudere i buchi, uno dipende com'è, io lascerei aperti, però bello, mi piace. Questa è la posizione centrale, può andare sia avanti e sia indietro. Perfetto. Questo deve andare più a sinistra. Aspetti un attimo, cioè così non è paro, capito? Non è paro. Cioè, come andrebbe allora? Allora, guarda, io le dico come va. Adesso, questa è la direzione del sedile come deve essere. Potrebbe andare, cioè, come... Che è strano, perché mi sento... Cioè, se guardo dritto, vedo... Non guardo dritto la ruota di quella macchina lì, ma guardo quel mobile lì. Cioè, non sono dritto. Per essere dritto devo fare così con la testa, guarda. Sento così, praticamente. Allora, guarda un po', così è sufficiente. Molto meglio, sufficiente. Molto meglio, allora così già lo podiamo, rimaniamo dentro con la tolleranza. Sufficiente. Questa posizione è centrale, può andare sia avanti che indietro, quindi io penso che va bene. Sì, adesso sto pensando per la comodità, no, dello star lì tanto tempo. Beh, i pedali ci sono, va bene, non c'è problema. No, sto pensando alla coscia. Eh sì, ci vuole proprio alzarlo un pochino. All'inizio le ho messo più avanti, invece dopo ho visto che bisognava metterlo un po' più indietro, perché il giusto era tutto indietro del registro, invece il registro deve andare centrale, che va bene. Certo. Poi uno lo può tirare avanti o lo può tirare indietro. Certo. Beh, mi piace molto, 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 molto il telaio. Questo lo facciamo nero, immagino. Sì, no? Sì. Nero. Bravo, bravo. Sì, eccoci qua. Siamo di nuovo alla carrozzeria del Conero. Eccola qua. Bellissimi parafanghi tagliati, neri. Buongiorno Sergio! Buongiorno! Come stiamo? Dai, mani un po' così. Allora, andiamo a vedere. Dai, diamo un'occhiatina. Perfetta, la ruota. La diagnosi della allineazione. Allora, facciamo un attimino di qua dentro. Qui sono i sedili, volante in tinta. Mi piace col parafango nero. Ma guarda che molti vengono e dicono, insomma, diceva che ci sta bene col parafango nero. No, così va bene. Adesso è molto indietro, credo. Sì, sì, perché non arrivo neanche alla... Guarda, se vuole... Si può muovere qui? Tiri su tutta la leva, proprio sta attaccata nel sedile. Ecco. Credo che così va bene, credo. Ancora secondo me un po' indietro. Sì? Non lo so, dopo, già che sente lei... Frizione entra bene. No. Com'è adesso lì davanti? No, deve stare così, la roba. Sì, ecco. Perfetto. Direzione del sedile rispetto allo sterzo. Perfetto. Perfetto, proprio perfetto, non ho nessuna critica. Ottimo, perfetto, benissimo. Guarda, un altro volante, tutta un'altra cosa. Perché l'altro era uno stuzzicadente, sì, no? Sì, no. Bene, bravo Sergio, bravissimo. Lo prendi. No, ottimo. No, ma è molto bello. Anche esteticamente, insomma, mi sembra... Perfetto. Che bello avere il telaio. Sì, sì. Purtroppo, in seguito al terribile terremoto che ha funestato il Marocco, giustamente e comprensibilmente il ride è stato annullato. La macchina, in ogni caso, è stata preparata ed è pronta per affrontare qualsiasi futura avventura.